Buon pomeriggio, mi chiamo Elena Galante e collaboro presso l'Università Luc di Castellanza nel Centro d'Ateneo per l'aggiornamento educativo didattico. Oggi affrontiamo insieme il tema della resilienza, abilità e competenza decisamente utile per affrontare sia un percorso di studio universitario che un percorso professionale, quindi lavorativo. La resilienza è una abilità che ci mette nella condizione di saper affrontare situazioni difficili, complesse, problematiche e di superarle gestendole, quindi senza farsi sopraffare dagli eventi. Innanzitutto c'è da fare una considerazione. La resilienza, così come la motivazione, così come la capacità di gestione degli errori, è spesso legata ad un atteggiamento cognitivo, cioè come noi ci raccontiamo ciò che succede, come noi ci atteggiamo nei confronti di quello che capita, può modificare in modo sostanziale la risposta che poi attuiamo nella particolare situazione che ci troviamo a vivere. Un primo punto interessante da prendere in considerazione è il concetto di permanenza. Cosa significa? Le persone resilienti, le persone tendenzialmente positive, si rendono conto che una situazione problematica non è permanente nel tempo, quindi non è necessariamente un qualcosa che sarà sempre così. Le persone negative, le persone scarsamente resilienti, invece, hanno la tendenza a fossilizzare nel tempo le situazioni e quindi si dicono che se una cosa è così, sarà sempre così, non è possibile che cambi. In realtà sappiamo bene che tendenzialmente il cambiamento fa parte della vita, quindi un primo aspetto cognitivo da curare è proprio il concetto di permanenza, cioè nel momento in cui ci si trova in una situazione difficile o problematica, è bene imparare a farsi le domande corrette per concentrarsi innanzitutto sulla soluzione e non sul problema. Per imparare, quindi per portare a casa una lezione da questa situazione problematica e focalizzarsi su un discorso appunto di via di soluzione, di via di uscita. Pertanto, per esempio, nel momento in cui ci si trova in una situazione difficile, le domande da porsi sono: come posso uscire da questa situazione? A chi mi posso rivolgere? In che modo posso imparare in maniera tale da non trovarmi più nella stessa condizione? Quali sono le informazioni che porto a casa su di me, per esempio? Quindi tutte domande aperte, tutte domande di curiosità, tutte domande che hanno l'intento di portare a casa una lezione, di capire che una via di uscita sicuramente ci sarà. Se per caso ci si trova nella malaugurata condizione di rispondersi "ma io non so che cosa fare, non so in che modo uscirne, non riesco a capire quale potrebbe essere la lezione che imparo da questa situazione", può essere utile chiedersi a chi mi posso rivolgere, quindi dove posso trovare una soluzione, una persona che mi permetta di condividere magari un'esperienza, una persona che ha già vissuto un qualcosa di simile, perché sicuramente può darsi che nella cerchia di persone che conosciamo, nella rete che nel frattempo ci siamo creati, ci sia qualcuno che effettivamente ci può dare una mano. Quando non c'è neanche una persona nella nostra rete di contatti, di supporto che può essere di aiuto, anche qui potremmo per esempio fare delle ricerche, leggere dei libri, cercare dei saggi, frequentare dei corsi, quindi le soluzioni possono essere tante. L'importante, ripeto, è focalizzarsi sulla soluzione e non sulla problematica e rendersi conto che le situazioni difficili fanno parte della vita ed è un continuo saliscendi. Ci sono momenti in cui va bene, momenti in cui va meno bene, momenti in cui va molto male, momenti in cui invece sembra che vada tutto bene, che si sia, come dire, baciati dalla fortuna, e quindi vivere queste cose appunto come situazioni momentanee, parte integrante della vita. Un altro concetto interessante dal punto di vista cognitivo è il locus of control. Cosa significa? Anche qui sempre le persone resilienti, le persone performanti, le persone motivate di norma hanno un locus of control interno, cioè sono convinte che le loro azioni possano avere un impatto su ciò che capita. Di contro, chi invece ha un locus of control esterno è convinto che indipendentemente da ciò che farà, le cose andranno
secondo natura, secondo provvidenza, comunque andranno in modo del tutto casuale, non correlato alle azioni che la persona può mettere in campo. Naturalmente il primo atteggiamento è quello dal punto di vista cognitivo più corretto. E come può essere esercitato? Perché poi il discorso qual è? L'essere umano è fatto per essere resiliente. Il problema è che la capacità di essere resilienti deve necessariamente essere esercitata, altrimenti rimane atrofizzata, rimane una sorta di file inutilizzato, chiuso. Un modo per esercitarsi a sviluppare un locus of control interno è innanzitutto chiedersi, perché il primo punto di partenza è sempre la consapevolezza, quindi chiedersi qual è il vostro atteggiamento. Dopodiché, per implementare, per migliorare, per sperimentare ed esercitare un locus of control interno, è bene imparare, per esempio, dalla gestione degli errori. Un esercizio utile è questo: nel momento in cui succede una situazione problematica, un errore, un qualcosa che viene interpretato come un fallimento o un risultato diverso dalle aspettative, si può prendere un appunto e suddividere le cause di questa situazione in cause esterne, quindi cause o persone che non dipendono direttamente da noi, quindi sulle quali non potevamo avere un'influenza, e circostanze invece che erano pienamente nel nostro potere. Il primo elenco deve essere fatto innanzitutto per eliminare l'alibi di addossare solo a cause esterne il verificarsi di una situazione. Quindi le si analizza e a quel punto le si elimina. È una zavorra che è inutile portarsi dietro. L'altro elenco è quello decisamente più interessante, perché è quello che ci permette di capire che cosa avremmo potuto fare di diverso noi. Rendersi conto che si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso ci permette di acquisire pian piano un locus of control interno, perché esiste, se vogliamo, un'equazione matematica molto semplice che spiega questo concetto. Eventi più reazioni uguale conseguenze. Io non posso modificare gli eventi, posso sempre modificare la mia reazione, quindi il modo in cui io reagisco, il modo in cui io agisco in un determinato evento, per poter ottenere un risultato differente, quindi per poter avere delle conseguenze differenti. Se vogliamo, lo stesso concetto è spiegato in maniera un po' più filosofica da una frase che io amo molto di Virginia Satir, che dice che la vita non è quella che dovrebbe essere, è quella che è, ed è il modo in cui noi reagiamo che fa la differenza. Ultimo punto sul quale vorrei riflettere con voi, che è fortemente legato al discorso della resilienza, è il concetto di aspettativa. Cosa significa? La resilienza, la capacità di rispondere in modo proattivo ed efficace alle situazioni potenzialmente problematiche o effettivamente problematiche, è legata anche a ciò che noi ci aspettiamo di dover affrontare. Cosa significa? Significa che nel momento in cui io penso a quello che dovrebbe accadere, a quello che mi immagino accadrà, se ho una visione troppo positiva di quello che io ho nella mia testa come futuro, posso rischiare di trovarmi in grande difficoltà. Perché? Perché nel momento in cui le cose dovessero complicarsi anche un minimo, dato che io non me l'ero aspettato, non sono pronto a reagire, e anzi a volte provo la frustrazione di dire: ma perché le cose sono andate in questo modo? Io ho dato per scontato prima che le cose avrebbero dovuto andare bene. Una ristrutturazione cognitiva di un qualcosa che va diversamente da come ci eravamo aspettati, o meglio, la capacità di analizzare in modo obiettivo quello che immaginiamo potrebbe accadere, ci mette in una migliore condizione, perché ci permette di innanzitutto aver magari già valutato tutta una serie di potenziali situazioni problematiche da poter affrontare, quindi aver già deciso prima che cosa potrò fare nel caso in cui succedano determinate cose. L'altro modo per affrontare in maniera equilibrata quello che ci succede è dare per scontato che probabilmente ci saranno degli eventi che non abbiamo preventivato, perché non possiamo preventivare tutto. Potrebbero essere eventi positivi e quindi bene, siamo tutti contenti, anche perché tendenzialmente quando le cose vanno bene tendiamo a darle per scontate, quasi a dimenticarle, ma potrebbero esserci anche delle condizioni più negative o negative che non abbiamo considerato.
fanno parte del gioco, ok? Quindi cerchiamo di valutare chiaramente i rischi maggiori per non buttarci in modo incosciente e inconsapevole in determinate situazioni, ma impariamo ad essere sufficientemente obiettivi, impariamo a capire che certe cose non possono essere preventivate, impariamo a gestire le situazioni. Più si acquisisce la consapevolezza di essere in grado di gestire le situazioni, meno le si teme. Quello che noi temiamo di solito è ciò che riteniamo di non poter affrontare. Quindi essere resilienti passa anche attraverso, appunto, la capacità di imparare dagli errori, la capacità di fare pace con quello che potrebbero essere delle aspettative che magari non rispondono esattamente a ciò che capita, la capacità di costruirsi una rete di supporto, perché essere forti non significa non chiedere mai, significa sapere quando è il momento di rivolgersi a qualcuno per avere un suggerimento, una pacca sulla spalla, un discorso di energia, di condivisione. Tutte queste cose insieme ci aiutano a migliorare la nostra resilienza. Come ultimo suggerimento, vi invito a imparare a vivere nel modo più positivo possibile il cambiamento. Il cambiamento fa parte della vita, può essere un cambiamento positivo, un cambiamento negativo. Di fatto, chi riesce a vivere da protagonista il cambiamento, di solito lo vive meglio rispetto a chi lo subisce. Come si può fare a diventare protagonisti di cambiamento, quindi a cavalcare le situazioni senza subirle? Alcuni suggerimenti sono: innanzitutto essere disposti ad imparare, allenarsi ad imparare sempre il più possibile cose nuove, perché il cambiamento prevede, il più delle volte, che io debba imparare qualcosa di nuovo o acquisire qualche nuova abitudine. Quindi, secondo allenamento per il cambiamento, ogni tanto uscire dalla propria comfort zone, quindi fare qualcosa che sia un po' diverso rispetto a ciò che normalmente di routine facciamo. Anche banalmente fare una strada diversa per andare a scuola o prendere le scale anziché l'ascensore. Cercare di crearsi una rete di persone che siano proattive e positive nei confronti del cambiamento. Se vi rendete conto che la vostra rete di contatti, di amici, di frequentazioni è un po' rigida, niente di male, cercate di integrarla con qualcuno che sia invece un po' più dinamico. E altra cosa, la più importante di tutti, essere attenti al contesto, quindi imparare a osservare con grande curiosità, con grande attenzione ciò che vi circonda, per riuscire a capire prima in che direzione si stanno muovendo le situazioni intorno a voi. Vi faccio un esempio professionale. Quando alcuni settori vanno in crisi, non è mai una cosa che capita come un fulmine a ciel sereno. Di norma ci sono delle avvisaglie. Chi non interpreta quelle avvisaglie, poi nel momento in cui la crisi esplode, si trova in grande difficoltà. Chi invece ha capito prima che c'era un trend che pian pianino stava andando verso direzioni negative, ha cominciato in anticipo a prepararsi all'eventualità magari di dover cambiare lavoro, di dover cambiare contesto, di dover imparare cose nuove e quant'altro. Sicuramente, quindi, per concludere, l'aspetto cognitivo è un aspetto fondamentale. Imparare a gestire un errore capendo che è una grandissima opportunità per trarne il miglior beneficio possibile è una delle caratteristiche che, a mio avviso, è assolutamente fondamentale e auspicabile avere e implementare il più possibile per affrontare nel modo più sereno qualunque cosa accada. Questo è quello che spero di avervi trasmesso e vi auguro, insomma, il meglio, e vi ringrazio per avermi ascoltato.